Assessore Bugari, questa sera si inaugura anche Piazza Tacito, un'altra parte della città che viene restituita alla cittadinanza. Sì, è un fatto positivo quando inauguriamo un'opera pubblica, soprattutto quando inauguriamo delle piazze, ieri sera Piazza dell'Olmo e oggi Piazza Tacito, due piazze storiche, e nella piazza inaugurare una piazza ha un alto valore simbolico, nella piazza ci si incontra, si crea comunità, ci si conosce e quindi quando noi restituiamo alla città una piazza è un fatto estremamente positivo. Oggi restituiamo metà della piazza, Piazza Tacito, quindi la storica piazza della città, e credo sia uno stimolo a terminare l'altra metà e a terminare ovviamente il restauro della fontana. È in cantiere, voglio dire, il completamento dell'opera? Sì. Cioè, è in previsione? Sì, abbiamo la fontana di Piazza Tacito, stiamo risolvendo alcune questioni con la sovrintendenza, grazie anche alla collaborazione della Fondazione Carit, e è uno stato avanzato. Ovviamente l'altra parte della piazza l'abbiamo prevista nel piano degli investimenti, nel piano triennale delle opere pubbliche, e avremo modo di parteciparne anche il progetto, qualche idea in cantiere c'è, ma questo ci consentirà fin dai prossimi tempi di cominciare a lavorare per dare finalmente alla città di Terni la piazza completa. Ecco, le piace? Sì, è bella, c'è uno stacco di colori che rende l'ampiezza della piazza e direi anche una cosa, un valore aggiuntivo, essendo io ex assessore alle politiche sociali, quello della presenza nella piazza di percorsi per non vedenti. È un fatto innovativo che dà alla città ancora maggiore rilievo. Verranno posizionate anche tre mappe tattili in tre punti della città e questo ha un alto valore simbolico. Ci tenevo molto e quindi un ringraziamento ai tecnici che l'hanno progettato. Da sottolineare anche il fatto che il cantiere ha lavorato in totale sicurezza in un momento così critico, no? Sì, questo sì, hanno consentito anche di lavorare in tempi rapidi con la massima sicurezza. Questo un pensiero va anche alla crescente tragedia che ha colpito ulteriormente la nostra città. Quello che noi auspichiamo anche ai nostri ovviamente tecnici dentro i nostri cantieri, quello di rispettare al massimo la sicurezza. Questo è un obbligo che ci corre e noi da questo punto di vista non possiamo che essere soddisfatti per i cantieri in corso che segue l'amministrazione. Grazie assessore Bugari. Grazie a lei. Opla, ti sto